Dal cortile ottagono passiamo in una importante sala dei Musei Vaticani, la sala rotonda, che è questa. È famosa sia per le statue, sia per la vasca in posfido rosso che proviene probabilmente dalla Domus Aurea, una, una vasca che ha addirittura il diametro di 13 metri, in questa foto sembra piccolina, e sia per lo splendido mosaico che proviene da Otricoli, vicino Roma, Ocricolum sulle sponde del Tevere, diciamo, quasi sulle sponde del Tevere. Questa sala rotonda è famosa, quindi sia perché è molto bella la sala, sia perché ci sono stati importanti. Ecco la vasca in porfido rosso, pesantissima, 13 metri di diametro dall'odomusaurea di Nerone. E questo splendido mosaico, trovato a Tricoli, risalente al III secolo d.C. Volevo far notare, ecco il particolare. Guardate la bellezza di questo mosaico. Nella sala abbiamo poi i busti importanti. Imperatore Adriano. Ecco questa è la testa di Giove. Questa è famosa. Pure questa viene da, da, da Autricoli, questo famoso busto di Giove. E poi un'altra statua importante attualmente imparziale restauro, cioè si può vedere ma si può vedere attraverso una specie di ponteggio, è il famoso Ercole in bronzo dorato, molto bello, famoso, eccolo qua. Questo è come tuttora, non so quando saranno ultimati i lavori di restauro. Invece questa foto io faccio notare che un altro Ercole di bronzo, questo a destra è quello dei Musei Vaticani, questo a sinistra è quello che si trova ai Musei Capitolini, che addirittura probabilmente è un secolo precedente a quello dei Musei Vaticani. No, così, perché non risulta, a me non risulta che ci siano altri Ercoli di bronzo alti circa due metri in altri musei. Ecco. Questa a destra dei Musei Vaticani viene dal Teatro di Pompeo, è stato trovato là, e quello invece a sinistra dei Musei Capitolini, chiamato appunto Ercole Capitolino, viene, è stato trovato nel Foro Boario. Poi ci sono altre statue come l'Antinò Braschi, l'Antinò l'amico d'Adriano. È stato importante in questo, diciamo, ecco, l'altro busto di Antinò: questo bellissimo giovane che morì nel Nilo in circostanze misteriose. Poi abbiamo altri busti come Epicuro, Euripide, eccetera, eccetera. Ecco, non è Socrate. Dal, dalla Sala Rotonda ci si mette nella Sala delle Muse, che è questa. È famosa oltre per le l'estate delle Muse, quindi la musica della, le, le musa della poesia lirica, Polimnia, la musa dell'astronomia, eccetera, eccetera. È, è famosa questa sala perché al centro c'è questo torso chiamato del belvedere. Eccolo qua, questo torso del Belvedere che eh, il Papa, eh, in relazione al quale il Papa chiese a Michelangelo di poterlo completare, pare che Michelangelo sia opposto eh, affermando che il torso era bello così, eh, proprio in questo modo. Guardate la muscolatura del torso del Belvedere la struttura muscolare che poi può uno riscontrare un parago può paragonare questo torso del Belvedere uno io adesso non sono esperto proprio di questo, però uno potrebbe dire che Michelangelo forse ha preso anche spunto da questo torso del Belvedere e vi faccio vedere un attimo dalla particolare della Cappella Sistina del Giudizio Universale, San Bortolomeo a sinistra e Cristo giudice e Maria a qui a destra il tipo di, ecco, torno indietro. Questo è il torso del belvedere e questo è preso dall'affresco del Giudizio Universale. Questi gli ignudi, pure gli ignudi presenti. In questo caso, stiamo parlando della volta della Sistina. Vedete, ci potrebbe essere un paragone. Poi, inoltre, queste le varie muse. Questa è la Polo Citareto. Tra le muse possiamo soltanto, ecco io farei vedere questa musa Polimnia, già abbiamo visto un'altra Polimnia nel, nel Museo Chiaramonti, questa musa è molto bella, questa è la musa della poesia religiosa, volevo soltanto ricordare che un'altra musa eh, Polimnia è presente nella centrale Montemartini in via Lostiense. Che è sempre una, diciamo, una succursale, un museo che è legato ai Musei Capitolini. Anche lì c'è una splendida statua della Musa Polimnia. Poi qui abbiamo l'erma di Platone, Omero e così via. A questo punto, sempre come percorso obbligato, si percorre la sala cosiddetta degli animali: sono due sale, a sinistra e a destra del percorso. In genere non sono aperte, e si possono solo ammirare da una balaustra e si possono ammirare queste splendide statue. appunto di animali ma non solo di animali c'è cioè, per esempio questo questa bellissima statua di comodo eh, come amazzone abbiamo ad esempio anche un leopardo in questo caso però è stato rifatto eh, con materiali e eh, qui sarebbe lungo perché è sempre da, da franzoni poi vedremo dopo questo franzoni però anche questo è molto bello inoltre c'è appunto eh, il mitra tauroctono, il dio mitra che uccide il toro, e questo è presente per esempio nei mitrei a Roma, Ostia Antica, questa è uno, una bellissima statua che è presente nella sala destra dei musei, del, della sala degli animali, come abbiamo detto ci sono due sale, questa è presente nella sala destra, a volte la sala, quella sinistra è sempre chiusa, quella destra a volte viene aperta al pubblico e quindi si può ammirare questa statua da vicino. Ecco gli altri animali leoni, levrieri, ci sono anche dei mosaici come questo qua, di natura morta animali. e percorrendo arriviamo alla sala della bica, è sempre nello stesso percorso, la sala della Biga è importante perché questa sala in genere non ci si può accedere, cioè è aperta ma si può vedere dalla, da, 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 da una balaustra diciamo, e qui ci sono statue molto belle, tra cui la biga al centro. I cavalli sono moder cioè, moderni, sono del Settecento realizzati da franzoni, ma la biga romana è autentica. Eccola qua la parte della biga: la biga è autentica. In questa sala eh, ci sono anche statue importanti, come questo discobolo di Mirone, da, dall'originale di Mirone, ovviamente questa è l'epoca imperiale, riprendeva l'originale, quello del 500-440 a.C., questo bellissimo discobolo, ce n'è un altro famoso anche al Museo Nazionale Romano di Palazzo, Massimo, di Palazzo Massimo, quel museo che ho citato prima quando ricordavo che in quel museo c'è anche la statua famosa dell'Augusto Velato di Via Labicana. Ebbene, sono tutte e due belli, sia il discobolo, quello del Museo Nazionale Romano, e sia questo, nella sala della Biga del Museo Vaticani. Ci sono altre statue in questa sala, adesso sarebbe un po' dilungarci. Uh, il gabinetto delle maschere uh, è una visita speciale insieme alla cappella Niccolina e alla scala del Bramante dove occorre, dove occorre fare una richiesta speciale con una procedura speciale, però io voglio ricordare questo gabinetto delle maschere che poi è questo perché c'è uh, intanto un mosaico bellissimo con delle maschere teatrali. Poi uh, le opere principali di questo gabinetto delle maschere, e potete vederlo in questo caso nei Musei Vaticani o in Wikipedia, sono queste maschere bellissime che sono, provengono da Villa Adriana a Tivoli sono veramente molto belle e poi questo satiro eh, in marmo rosso proviene anche lui da Villa Adriana a Tivoli, da Tivoli e questo satiro ce n'è anche un satiro molto bello anche in, 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 in marmo rosso che, che è presente ai Musei Capitolini ma quello dei Musei Capitolini non è bello come questo specie per quanto concerne il viso guardate gli occhi questo, questa statua sembra viva, ovviamente anche quella dei Musei Capitolini è bella, ma non è a questi livelli. Ecco, questo gabinetto le maschere è importante per le maschere, per il satiro, per questa Venere accovacciata e per l'Afrodite Cnidia, che è questa Venere Cnidia, l'Afrodite Cnidia, che è, che è molto molto bella, questa statua fa molto famosa. Poi è famoso anche per le tre grazie, però attualmente è in restauro. Questa è una copia romana del secondo secolo, le famose tre grazie. Dal gabinetto delle maschere c'è questa galleria delle statue e sala dei busti. Questa galleria delle statue è non sempre aperta. Questa è attigua alla sala degli animali. Se è aperta vale la pena veramente di entrarci. Perché è una sezione dei Musei Vaticani molto molto bella: il soffitto, il pavimento, le statue. Qui ci sono state molto importanti, adesso sarebbe lungo parlare di tutto quello come questo pollo bellissimo. Ehm, purtroppo questa, questa sala mi hanno detto che, che spesse volte è chiusa proprio per, per, per mancanza di personale. E quando è aperta questa cosiddetta, ricordiamocelo, galleria delle statue e sala dei busti, vale la pena entrarvi. Si entra dalla sala degli animali, dalla sala destra degli animali è famosa per l'Arianna addormentata. Eccola qua l'arianna addormentata. Questa celeberrima statua del secondo secolo d.C. Ecco il particolare dell'Arianna. A questo punto. È d'obbligo il passaggio nella cosiddetta Galleria dei Candelabri che prende il nome dai candelabri trovati: Candelabri romani, questa splendida galleria. Alcuni trovati come questi due, credo, non sono sicuro perché sono quattro, a volte non c'è la didascalia. Trovati a e si chiama la Galleria dei Candelabri per la presenza di questi. 4-5 candelabri che sono i ripresenti, ma non solo i candelabri, ecco questo quello trovato a Utricoli eccolo qua il candelabro trovato a Utricolum, ma non solo per i candelabri, anche per moltissime statue, come ad esempio questa splendida statua del guerriero persiano, eppure qui figura la didascalia tra le cento opere da non perdere. Il guerriero persiano, questa è una statua molto, molto bella. Poi ci sta l'Artemide Fesina, una simile si trova anche al Museo Capitolini. Eh, in questa galleria abbiamo tantissime statue, come questo satiro che so del Flauto, o questa figura di Anziano, o questa famosa statua di donna atleta detta Atalanta Barberini. Guardate la bellezza di questa statua. Abbiamo anche una meridiana, una meridiana appunto ritrovata a Ostia Antica, ecco il particolare. Dalla Galleria dei Candelabri, ovviamente, si va nella grande, lunga Galleria delle Carte Geografiche, che rimane sempre impressa ai turisti perché abbiamo le, le regioni italiane, queste carte geografiche, questi affreschi, eh, appunto, risalgono al 1581-82. Ignazio Danti, il matematico, geografo ecco la, la galleria delle carte geografiche ora è impossibile vedere eh, vediamo soltanto quella dell'italia e, e roma questa è la galleria molto bello anche il soffitto bellissimo eh, di, 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 di questa galleria di questa lunga galleria questa è l'italia ah, ci sono due due mappe dell'italia una è questa e una è quest'altra questo è interessante è la, la, la roma queste sono le mura, ovviamente, tutto era, quello che era fuori delle mura, era fuori Roma. San Pancrazio a Monteverde, vicino al, Basi, eh, vicino al Gianicolo, la famosa basilica, San Paolo fuori le mura, il santuario delle tre fontane, dove secondo la tradizione è stato decapitato San Paolo. E qui anche, per esempio, Santa Severa, il porto di Traiano, il lago di Bracciano, Ceri. Sono molto molto belle queste, ecco qui tra l'altro Nizza Rocca Bruna che sarebbe Roc Brun, qui Monte Carlo ovviamente ancora non c'era Monaco nel, nel, nel 1580. Sì, è molto bello, ecco questo per esempio è il porto di Città Vecchia. Carte geografiche, poi ci sono delle sale di passaggio che portano, eh, che, che, sono, eh, che portano agli appartamenti affrescati da Raffaello Sanzio per il Papa Giulio II. Abbiamo la sala Zobieschi, dove c'è la famosa battaglia contro i turchi a Vienna nel 1683, dove vennero sconfitti i turchi, con questo famoso grande quadro. E abbiamo la sala dell'Immacolata Concezione, eccola qua, con questo splendido mobile, con la statua dell'Immacolata Concezione e il famoso dogma proclamato eh, 1854 da Pio IX. E dopo questa sala abbiamo ovviamente le eh, stanze di Raffaello. Le stanze di Raffaello: non possiamo qui in questa sede eh, vedere, andare a visitare tutte queste sale, di, di, stanze di Raffaello: una è la sala di Costantino, l'altra è Eliodoro, segnatura dove c'era famoso affresco la scuola di Atene, e la stanza dell'incendio di Borgo. Questa è quella di Costantino. Guardate il, il, pavimento, il pavimento bellissimo di questa sala, oltre all'affresco di Costantino che vede la Croce nel Cielo, che poi sconfigge, c'è la sconfitta nella battaglia di Montenilvio, c'è la sconfitta di Massenzio, no? dove Costantino risulta vincente e poi, appunto, eh, come imperatore fa il famoso editto del 313, che diciamo eh, che, che, che non, eh, da, dal momento, e eh, da quel momento non viene più per. Perseguita, diciamo, la religione cristiana non, viene più, non vengono più perseguiti i cristiani. Poi bisognerà attendere Teodosio nel, nel 368 per avere la religione cristiana come unica religione. Però Costantino, ecco, questa è la famosa battaglia di Ponte Milvio, e poi andiamo a vedere le altre sale velocemente. Ecco un'immagine del pavimento bellissimo di questo mosaico romano, della sala di Costantino. Ecco, non, non si può. Percorrendo questa sala, ecco, uno sguardo al pavimento e anche al soffitto vale sempre la pena effettuarlo. Come per esempio una delle quattro stagioni presenti su questo pavimento. Questa è la sala dove è famosa la liberazione di San Pietro. Eccola qua. Questo bellissimo affresco di Raffaello con questo chiaroscuro, insomma, questa è una delle cose tra le più famose. Ecco il particolare. Tralasciando la sala di Eleodoro, ricordiamo soltanto Dante che è presente più di una volta in queste sale. Passiamo un attimo alla disputa del Santissimo Sacramento che è molto bella della stanza della segnatura, perché questo è un affresco molto molto bello, è importante anche perché qui in, in basso a destra, è difficile poi da scorgere eh, dal vivo, dal presente quando uno va a vedere questo affresco, c'è la scritta Viva Lutero, eh, non solo quel graffite, quello è quello più famoso, ce ne sono tanti altri che vennero effettuati dai, dai Lanzichinecchi nell'ultimo saccheggio di Roma che avvenne nel 1527, e che fu uno dei peggiori saccheggi della storia della nostra città. E qui si vede ancora: Viva Lutero!, ma è molto difficile da vederlo, eh, bisogna perderci un po' di tempo. Questo è il particolare bellissimo di questa disputa del, del Santissimo Sacramento. Poi abbiamo una particolarità: in alto c'è il primo moto quello come è noto da Aristotele no? la, la prima, questo affrescato da Raffaello dove, dove tra l'altro c'è questo globo celeste con le costellazioni che riproducono il cielo stellato del giorno nel quale Gilo II divenne Papa arriviamo alla scuola di Atene la scuola di Atene non ha bisogno di tante presentazioni è così famosa noi al centro vediamo è una prospettiva centrale abbiamo qui a sinistra Platone con il dito alzato, che rappresenta, insomma, il mondo delle idee, no? il mondo delle idee, con, con il, che tiene il libro Il timeo, o timeo, timeo. E Aristotele a destra con la mano abbassata, come dire il mondo della natura, diciamo così, adesso è interessante notare che il volto qui di Platone è quello di Leonardo da Vinci, che il grande maestro Raffaello volle omaggiare, Leonardo da Vinci. Abbiamo inoltre nella famosa Scuola di Atene vari personaggi, Alessandro Magno, e ci sono un po' tutti. Per esempio qui abbiamo eh, Zoroastro eh, che tiene il globo celeste, Tolomeo il globo terrestre, e Raffaello, qui che è l'autoritratto di Raffaello. ecco qui a destra il particolare Raffaello e Raffaello che oltre a Leonardo volle omaggiare Michelangelo mettendo il volto dipingendo il volto di Michelangelo eh, per il personaggio Eraclito eccolo qua Michelangelo qui a destra Socrate. ecco col, Tolomeo col globo terrestre Zoroastro col, col globo celeste Euclidio Archimede col viso di Bramante, ecco il terzo omaggio che fece Raffaello. Eh, appunto il bramante. Probabilmente questa è l'unica figura che guarda verso eh, colui il quale osserva l'affresco, secondo alcuni è Ipazia ad Alessandria o secondo altri è Giovanni Antonio Bazzi. Ehm, ancora non, non è, è dibattuto se veramente si trattasse della famosa scienziata. Figlia di Teone della biblioteca d'Alessandria d'Egitto, che fece purtroppo una brussissima fine, ad opera purtroppo, perché venne uccisa da una setta limitata, però una setta di fanatici cristiani. Questa è Pitagora. Insomma, la scuola di Atene è una realtà aree. Il famoso incendio di Borgo, molto, molto bello, è eh, probabilmente è uno degli affreschi più belli del, del, delle stanze di Raffaello insieme alla scuola di Atene e la disputa del, del Santissimo Sacramento. Ecco i particolari dell'incendio del, del, del di, Bor, di Borgo, Borgo, per chi non è di Roma, è il quartiere appunto vicino San Pietro, Borgo Pio si chiama, no? E il particolare di questo incendio di Borgo che abbiamo Papa Leone X, ma qual è la cosa interessante di questo affresco? È che qui abbiamo la vecchia basilica costantiniana. Eccola qua, questo è interessante. A questo punto adesso il percorso è Appartamento Borgia, Galleria d'arte moderna che volle Papa Paolo VI Montini e poi la Cappella Sistina e poi ci abbiamo verso l'uscita. Brevissimamente l'Appartamento Borgia è stato affrescato dal Pinturicchio per il Papa Alessandro VI Borgia, quel Papa tanto discusso. Affreschi bellissimi, il simbolo del toro, il simbolo del toro del, del toro e del, di Papa Borgia. Splendidi pavimenti in maioliche spagnole in questi appartamenti, splendide vetrate a fondo di bottiglia. Questi sono vetri fiamminghi a fondo di bottiglia e splendidi pavimenti in maioliche spagnole. Veramente, eh, questo appartamento Borges e poi le grandi pitture del, del Pinturicchio, dove ne faccio vedere soltanto qualcuna, sono moltissime. Questo è un San Sebastiano, il martirio di San Sebastiano nella Sala dei Santi. E questo qui, la, nella risurrezione del Pinturicchio, possiamo qui. A sinistra, vedere Alessandro VI Borgia. Alessandro VI Borgia. Ah, una cosa, una curiosità: se riusciamo a vedere Giulia Farnese, ecco probabilmente questa qui, nella Disputa di Santa Caterina, questo è il presunto ritratto di questa bellissima donna, Giulia Farnese. Eh, scusate, non Giulia Farnese, eh, Lucrezia Borgia. Lucrezia Borgia. Uscendo, eh, Anzi, sia già dall'interno dell'appartamento Borgia, dell Borgia possiamo iniziare a vedere la collezione d'arte contemporanea, già dall'appartamento, ma poi che prosegue con tutta una serie di tantissimi quadri. Io faccio vedere, parlerò brevissimamente solo dei più importanti, che sono il, i seguenti: abbiamo. Di Van Gogh, questo piccolo quadro 40 cm x 30, 41 cm x 34, ma molto molto bello. Firmato da Van Gogh che è la Pietà di Van Gogh, molto bella. La Pietà dopo Della Croix. L'unico quadro di Van Gogh che un, un, un romano può vedere, perché a Roma non esistono nei musei quadri di Van Gogh e neanche quadri di Leonardo da Vinci. In questo museo. Eh, in questa collezione d'arte contemporanea abbiamo tante cose. Un quadro di Fernando Botero, abbiamo un quadro di Carlo Carrà, Francis Bacon, e poi abbiamo i quadri di Chagall, abbiamo quadri di Chagall, tra cui tre o quattro credo quadri di Chagall, tra cui questo Cristo, il pittore, l'artista e il suo modello del 51. Molto bello. Sempre sono quadri come questo piccolo, perché le dimensioni qui sono 61x48 cm. Questo è un altro quadro di Chagall, famoso Il sogno di Giacobbe. Poi abbiamo anche il quadro famoso Il crocifisso di Salvatore Dalì. Anche questo è un piccolo quadro, ma molto bello. E poi, visto che stiamo per entrare nella Sistina, Tano Festa, che insieme a Mario Schifano è stato un grande pittore del secolo XX. Eh, nella, nella, a cavallo, diciamo, alla metà del secolo XX, negli anni 60-70 del secolo scorso, Tanofesta ha riprodotto, come in questo caso Adamo, eh, alcune, alcune scene del, del, della volta della Sistina e lui ha rifatto i quadri. Ecco. E a questo punto finisce il museo e la galleria d'arte moderna, anzi ancora non è finita perché c'è l'ultima sala, eh, denominata la Sala Matisse, dove abbiamo alcune opere di Matisse, come questa, La Vergine e l'Infante. E poi abbiamo questa splendida Madonna in pietra di Lucio Fontana, Lucio Fontana che ha donato, donato l'opera no, Don Calabria. Questa splendida Madonna in pietra è un'opera molto bella, apprezzata molto dal Papa, dall'attuale pontefice. Lucio Fontana diviene famoso per i famosi tagli sulle tere. A questo punto entriamo nella Sistina, ora sulla Sistina dobbiamo essere veloci perché per analizzare la Cappella Sistina ci vuole una conferenza solo sulla Sistina, ma io dirò soltanto tre o quattro cose. La prima, questa è la fotografia vista dalla Gula di San Pietro, il primo conclave nella Sistina, come è noto avviene il conclave, l'elezione dei papi avviene nella Sistina dal 1492. Qui vogliamo ricordare una frase di, Geckes, di Goethe, di Wolfgang Goethe, senza aver visto la cappella Sistina non è possibile formarne un'idea apprezzabile di cosa un uomo solo sia in grado di ottenere. Ovviamente la cappella Sistina risale, prende il nome da Sisto IV della Rovere, 1475 fu costruita, tra il 1475 e il 1481, questa è la volta della Sistina, circa 5 o 600 metri quadrati se non sbaglio, questa era la volta come era prima, quel cielo stellato, prima degli affreschi di Michelangelo. Un omaggio al professor Colauci, Colalucci, che è morto nel 2021, che, è, che fu il capo restauratore della Cappella Sistina, del lunghissimo restauro che ebbe luogo nel secolo, verso la fine del secolo passato. Volevo soltanto citare della volta che Michelangelo ha fatto da solo dal 1508 al 12 in soli quattro anni, da solo, 500 metri quadrati, eh, di, di quasi 500 metri quadrati, a testi in giù, a 20 metri d'altezza. Praticamente ha fatto un'impresa epica, questo della, della, della volta della Sistina. Circa 26, 27, 28 anni dopo eh, poi eseguì il giudizio universale. Quindi ricordiamo questo dato che uno non pensa mai, 500 metri quadrati realizzato in solitaria, diciamo, ecco. Vabbè, a parte i particolari della Sistina che sono molto noti, io è da vedere anche nelle famose lunette le Sibille, come questa splendida Sibilla delfica, guardate che capolavoro. Quindi, diciamo, ecco, per vedere tutti i 500 metri quadrati, ecco, diciamo, non è una cosa abbastanza, cioè ci vuole un po' di tempo, è comunque è meglio documentarsi prima, peraltro. Volevo aggiungere prima che mi dimentico: nel, eh, nel cortile della Pigna del Belvedere, dove c'è il Pignone, eh, lì ci sono eh, le descrizioni della Cappella Sistina, della volta, delle lunette, delle pareti laterali affrescate dal Botticelli. E da, da, e da tanti altri e dal Perugino, eccetera, perché il, il consiglio di leggere lì nel cortile della Vigna tutte le descrizioni? Perché nella Cappella Sistina non si possono dare spiegazioni, non si possono fare fotografie, non si può parlare se non a voce bassissima. Quindi io consiglierei di vedere appunto nel cortile del Belvedere. Le descrizioni, questa bellissima sibilla delfica, e poi ci sono, beh, questo è il famoso giudizio universale, ovviamente la parete di fondo che Michelangelo ha fatto molti anni dopo, come è noto, con dei particolari dove qui si vede, vediamo se riesco a inquadrarlo, beh, certo, il lavoro, questo qui è il Caronte. Ecco anche qui, no, volevo dare le dimensioni perché qui siamo circa 13 metri per 12 metri, pure questo sono circa 160 metri quadrati. E comunque che lui ha fatto, come vedete, 1536-1541, quindi siamo 30 anni dopo la volta della Sistina. Ora sarebbe lungo fare una descrizione di, del, del giudizio universale. La cosa interessante, qualche curiosità che possiamo dire: io, eh, la famosa pelle di Michelangelo dove si vede il volto c'è del Michelangelo sul giudizio universale eccolo qui San Bartolomeo e l'autoritratto di Michelangelo ecco è stato indicato è stato anche indicato come impossibile possibile ritratto di Pietro Aretino poi c'è una particolarità qui quest, m, minosse insomma questo serpente che, che colpisce gli attributi insomma ecco del, del, di minosse insomma è particolare questo e ricordiamo, ricordiamo sempre questi 12 questi dodici appunto eh, opere presenti nelle pareti laterali della Sistina. Di cui uno dei più importanti è la consegna delle chiavi del Perugino e di Luca Signorelli. Guardate i particolari, anche questi, questa specie di danzatori qui che stanno dietro. E sì, ecco il particolare. Oltre alla consegna delle chiavi, abbiamo. Eh, Museo che lascia l'Egitto, un altro affresco, la punizione dei ribelli del Boccelli, Birlandaio, Boccelli e così via. Quindi ricordiamoci, mi permetto di ricordare a coloro i quali visiteranno e auspico più di una volta il Museo Vaticani di dare un'occhiata anche alle pareti laterali della Sistina. Adesso uscendo dalla sessina si entra nella cappella di San Pietro Martire e qui siamo in prossimità del Museo Cristiano e già in questa cappella mi raccomando di vedere, in questa cappella a sinistra, questa parte del tesoro del Museo Cristiano dove si può vedere questa croce di, di Papa Pasquale I del IX, secolo, del IX secolo, è molto molto bella questa croce smaltata, ecco questa rientra pure tra le importanti opere dei Musei Vaticani, rientra tra, tra quelle famose cento opere da non perdere, ecco la croce smaltata di Papa Pasquale I. Nel Museo Cristiano ci sono tantissime cose come questa piscina in argento eh, che risale intorno alla metà del, del VII secolo. Poi ovviamente ci sono tutte le altre, le altre sale che uno deve attraversare per arrivare a, a uscire dal Museo Vaticani. Ecco la sala degli indirizzi, questi bellissimi corridoi. Interessante notare in questa sala degli indirizzi se capita di vedere questa scacchiera veramente antica, perché qui parliamo di una scacchiera in osso intagliato, una scacchiera che risale tra l'Ottavo e il X Secolo. Ecco, diciamo, non, non si vede tutti i giorni una scacchiera come questa, così antica. Ebbene, proseguendo, eh, d'obbligo eh, il passaggio alla Cappella di Urbano VIII, Barberini, poi ecco, prima di uh, pervenire all'uscita, di entrare nel Museo Cristiano e poi nel Museo Profano e poi di uscire dal Museo Vaticani, assolutamente occorre fare un salto all'interno di questa sala delle Nozze Aldobrandine, perché c'è questo famoso affresco, tanti affreschi sono importanti, ma questo affresco che dà il nome alla sala, appunto delle Nozze Aldobrandine, di età augustea, è molto molto bello questo affresco, questo è l'affresco per intero, non è molto visibile perché c'è un vetro e l'illuminazione non è adeguata per fare una fotografia decente. Ecco i particolari, invece, che ho fatto io queste fotografie dei particolari, più che altro. Queste nozze, guardate che bello questo affresco. E poi, nella stessa sala delle nozze autobrandine, ci sono anche gli affreschi con i passaggi, i paesaggi con scene dell'Odissea come ad esempio questo i lestriconi che distruggono la flotta di Ulisse, la nave di Ulisse e così via. Pure questa splendida imbarcazione. Quindi a questo punto verso l'uscita noi dobbiamo per forza passare attraverso il Museo Cristiano e passare nell'altro museo profano. Nel Museo Cristiano abbiamo già visto nella sala di prima di, che era, del, del tesoro, la croce di Pasquale I, la pistide, eccetera. In questo museo cristiano possiamo vedere tante, tanti, tanti oggetti provenienti dalle catacombe, principalmente, oppure da altre località, come ad esempio questa sempre tornando a otricoli, questa croce monogrammatica con Alfa e Lomega pendenti dai bracci orizzontali. Eh, un, è di bronzo, risale al IV secolo, proviene da Otricoli. Quindi, in questo museo cristiano abbiamo anche qui questa, per esempio, una visita con i miracoli del, del Cristo. Uh, metà del VI secolo insomma anche qui abbiamo veramente o oh come questa bambola mancante degli arti snodabili risale al III secolo questa viene dal cimitero di Priscilla dalle, dalle catacombe di Priscilla in via Salaria e voglio ricordare che vale la pena andarci perché lì nelle catacombe di Priscilla c'è l'immagine della Vergine col bambino in braccio la più antica esistente al mondo e credo che risalga alla, alla fine del II o inizio del III secolo alle catacombe di Priscilla Uh, sempre qui nel, nel museo cristiano abbiamo questa bellissima ansa di Lucerna con Pietro e Paolo che ci il monogramma costantiniano. Poi abbiamo anche una seconda bambola come questa, sempre mancante degli arti snotaboli, in avorio del III secolo. Uh, qui abbiamo dei capolavori come questo vetro dorato perché poi ci sono questo viene dal, dal cimitero di Priscilla con Daniele e la focaccia avvelenata. Poi abbiamo la collezione, concludendo il Museo Cristiano, i vetri dorati, che sono è considerato un'opera da non perdere, pure questa figura nel, nel famoso elenco delle cento opere da non perdere, sono vetri dorati, in questo caso abbiamo la scena della Concordia, c'è cioè Pietro e Paolo con la corona gemmata in scena di Concordia, eh, ecco il particolare, questi vetri dorati vale la pena vederli, guardate queste sono cose del terzo secolo se non erro. Eh, no, seconda metà del IV secolo d.C., Pietro e Paolo, Maria, madre di Gesù, IV secolo, questo è il ritratto di due coniugi, guardate che bello, ci sono dei, dei capolavori in questo museo cristiano, è incredibile, eh, per concludere questo tesoro che viene dal cielo, cosiddetto proveniente dal cielo, in questo caso abbiamo delle ampolle con i busti di eh, con il, eh, rappresentati, una ampolla a corpo lenticolare con il busto di Pietro e Paolo. avviandoci verso l'uscita. Prima di uscire c'è questa parte del museo appunto eh, profano, prima di, del... e qui abbiamo tra l'altro anche degli splendidi globi terrestri. Tra cui questa importante, oh, anche questa è importante, rientra dalle opere importanti: questo globo celeste del 500 di Giovanni Antonio Vanosio, con le costellazioni. Qui eh, faccio vedere il particolare. Ecco qua, per esempio, l'acquario, il delfino, l'aquila. È molto, molto bello. Ecco, eccetera. E poi questo è il trasporto dell'obelisco vaticano. E quindi è interessante notare perché questa è la Biblioteca Apostolica Vaticana, perché la Biblioteca Apostolica Vaticana si estende anche all'interno dei Musei Vaticani in parte. Ecco. E per concludere, prima di avviarci verso l'uscita, questo è il famoso Museo Profano il secondo perché abbiamo detto ci sono due musei cristiani e due musei profani. Questo è il museo profano. Quell'altro, quello dove c'erano i busti, i pezzi provenienti dal Partenone che era abbicato vicino alla Pinacoteca e vicino al Museo Pio Cristiano, quello si chiamava Museo Gregoriano Profano. Questo è il Museo Profano. E prima dell'uscita eh, ci sono delle cose importanti in questo museo. Ora sarebbe lungo ci sono gli armadi del Varadie, vabbè, dell'archetto Varadie, sarebbe lungo elencare quello che c'è, però è interessante. Alcuni reperti, sempre trovati a Tricoli. Ma interessante, a mio modesto avviso, più che questa piccola statuina di gladiatore in bronzo, del primo ii secondo secolo d.C., è interessante eh, questo salvadanaio con triade Capitoni, capitolina, eh, risale al primo secolo d.C., perché la triade capitolina, non è, è raro trovare la triade capitolina, veramente. La statua più importante, il gruppo statuario più importante al mondo della Triade Capitolina, completo è presente al, al, al piccolissimo museo di Guidonia Montecelio vicino Roma. E lì ci sta eh, un pezzo unico al mondo, che è la Triade Capitolina, completa, abbastanza completa. Che ai Vaticani si trovano soltanto, due, da quello che io ho visto, due triade capitoline: una è questa, il Salvadanaio, che viene dalle Terme di Tito, e un'altra è questa qui. Il frammento di lucerna dove c'è questo accenno e manca appunto la, terzo, la terza divinità. Tralasciando altre sale, perché alcune sono chiuse come beh, la galleria lapidaria ci vuole un permesso speciale per, per accedervi all'interno della lapidaria. Per chi avesse tempo potrebbe visitare, ovviamente conviene, come ho detto, visitare non solo una volta il musei Vaticani perché è impossibile vedere. Tutto quanto in poco tempo, le principali opere soltanto richiedono molto, molto tempo. C'è anche il padiglione delle carrozze, delle carrozze papali, eccolo qui: il padiglione delle carrozze, che è ubicato esattamente non lontano dall'ingresso dei musei vaticani, con le varie carrozze dell'epoca, le berline di gala, portantine automobili e così via e inoltre per concludere non posso far vedere questo museo etnologico Anima Mundi con, con pezzi provenienti da tutto il mondo, addirittura qui parliamo di 30.000 pezzi, solo una minima parte sono esposti, questo museo etnologico Anima Mundi eh, è stato riaperto da qualche anno potete vedere nel sito inter questa è la pagina del sito inter del Museo Vaticani con la descrizione delle principali opere presenti in questo museo etnologico Anima Mundi a questo punto, uscendo, uscendo eh, usciamo dalla, da una scala doppia spirale elicoidale, qui Momo 1932, una ditta di Firenze, una scala molto molto bella, devo dire, e quindi si conclude in bellezza questa visita al Museo Vaticani con questa scala, e a questo punto scala doppia spirale elicoidale, eh, doppia spirale, e a questo punto speriamo che che voi e eh, anche il sottoscritto possa visitare questi meravigliosi musei Vaticani che sono un patrimonio dell'umanità, come tanti altri musei al mondo, e che, come dicevo, eh, riportando le parole dell'attuale dottoressa Barbara Iatta, che è direttrice al 2017 del Museo Vaticani, ri parole riportate, ripeto, nella presentazione dello splendido volume Museo Vaticani 100 opere da non perdere. Del 2019, riportando queste parole, un viaggio alla scoperta dei suoi principali tesori, anche al fine di comunicare quella bellezza che è veicolo alla conoscenza, all'armonia e alla spiritualità.